conta la rovescia quasi esaurito per il ritorno di Pistoia nel massimo campionato di Serie A. Domenica al Pianella di Cantù, contro una delle formazioni più titolate del basket italiano, la Giorgio Tesi Group riassaporerà la magica atmosfera dopo 14 anni di assenza, se pensiamo alla vecchia Olimpia. Per la società Pistoia Basket 2000 invece si tratta di una novità assoluta. A Bologna, alla presentazione del torneo, c'era anche il tecnico della nazionale Simone Pianigiani. Pistoia torna in Serie A dopo tanti anni. Beh sì, bene, perché è una piazza importante, bene perché la Toscana è storicamente una terra di pallacanestro e quindi credo che sia una cosa positiva per tutti, perché c'è entusiasmo, l'abbiamo visto anche lo scorso anno, negli anni passati, quindi bene. Che campionato ti aspetti quest'anno? Budget di tutte le squadre un po' ridotti, però? Beh, è un campionato sicuramente che risente della congiuntura economica, è inutile negarlo, però credo che ci siano partite, ci saranno partite interessanti, partite soprattutto equilibrate, perché c'è una scuola di allenatori importanti. Poi in Italia si fa pallacanestro da tanto, credo che le idee per rendere le squadre competitive non mancheranno, ci saranno scommesse da verificare un po' in tutte le squadre, però può essere anche un momento per scoprire giocatori nuovi, per lanciarli, per dar loro uno status magari di un livello superiore che in questo momento non hanno, e quindi credo che sarà un campionato da seguire, un campionato che piacerà alla gente. Soprattutto in chiave azzurra anche queste idee nuove. Ma in chiave azzurra il discorso è oggettivamente complesso, nel senso che la cosa importante per la nazionale è l'esperienza europea che in questo momento pochi giocatori hanno, perché uscire dalla porta di casa è un qualcosa che ti cambia la pelle, significa a volte vivere dei momenti di pallacanestro totalmente diversa, vivere tempi di recupero più brevi tra una partita e l'altra, prepararsi, viaggiare, avere una pallacanestro molto più fisica con molti più contatti. Però se i giocatori italiani giocheranno, riusciranno ad avere spazio, poi con la federazione cercheremo di moltiplicare le occasioni per farli uscire, ripeto, dall'Italia. E intanto 7 squadre che fanno le coppe europee ai nastri di partenza è già qualcosa di positivo.